Ci siamo, ragazzi. Benvenuti in una serie di episodi che per me saranno come una sala delle torture e per voi invece pura goduria, perché mi sentirete sclerare a manetta. Benvenuti a questa serie di episodi in cui ci occuperemo delle prove a tempo nel maniero di Amelia. Allora, andiamo. L'estrema difficoltà con la quale ho completato questi livelli normalmente vi dovrebbe far capire che inferno è con la prova a tempo. Specialmente Ghostly Path, l'ultimo del maniero di Amelia, che qui si chiama il sentiero spettrale in italiano. Oh mio Dio! Non oso immaginare, cioè 3 minuti e 20 per quel livello è richiesto, e non è molto incoraggiante considerando che io l'ho completato in 9 minuti, oh mamma, no, 8 minuti. I 9 minuti li ho raggiunti poi una volta fuori. Beh, andiamo. Primo checkpoint, dai, su, però un checkpoint contano poco. Più che altro bisogna arrivare alla fine, alla svelta prima che scada il tempo, vai. Ecco, subito, maledizione, guarda. La prima mina, il primo ostacolo subito mi fa incazzare. Cioè, fa incazzare Paperino, ma no, mi fa incazzare corretto. Perché fa incazzare pure a me. Allora, qui c'è un trucco per fare più alla svelta. Ecco, scavalcare le mine passando per il fosso mentre si salta. Vai. Siamo qua sopra. E ovviamente il Frankenstein qui proprio nel buco del muro. Vai, tanto per far perdere tempo. Ah, bene, guarda, il vassoio mi viene incontro. Una volta tanto una fortuna. No, no! Guarda, dico, una volta tanto una fortuna e lo scemo per bavo non finisce di sotto. Ma porca, vai. Dai, ecco, rischiamo con un doppio salto, su. Ok, ancora checker. Cazzo, mi rimane poco tempo però. Checkpoint o no, devo cercare di farmelo senza mai morire, vai. Mettiamo qui vestiti che vanno a giro da soli. Vai, è un altro di questi Frankenstein. Dai. Dai, dai, Paperino, che ce la fai? Ancora 30 secondi, ecco, vai, ora qui con Iper Paperino si fa un po' più alla svelta, perfetto, vai. Grande, con le mine tutte alzate, dai, dai, ci si fa, questa è la discesa finale. Andiamo. No, l'uscita è di sotto, non la becco mai, questa cosa giusta al vivo. Vai, comunque, con 23 secondi di scarto abbiamo finito la prima prova a tempo. E una è andata, il che è un bene, vai. Il che è un bene qui, perché se no davvero, minchia. Se mi va tutto storto poi mi incazzo sul serio. Ok, primo record di Gastone è andato. Oh, il vicolo dei misteri, 3 minuti e 30. Sì, ora le prove a tempo hanno un lungo tempo di limite per essere completate, ma il che non mi dispiace, perché guardate, questi livelli sono lunghi e complessi. Mamma mia, non sapete come saranno quelle nell'ultimo mondo, il tempio di merda. Madonna. Andiamo, vai, su. Attiviamo la prova a tempo. Allora, nei livelli 3D non sono così complicate le prove a tempo, è nel 2D che mi dà fastidio tutto. Cioè, prova a tempo no, tutto parlando. Di ogni cosa parlando, andiamo, vai. Cioè, il 3D non mi risulta tanto fastidioso. È il 2D che proprio a livello di prendi i giocattoli, trova la sfera, prova a tempo, mi risulta, madonna, infernale. Vai, cazzo. Parlavo troppo presto, ecco che Paperino si è già incazzato, vai. Non mi ricordo se qua ci sono dei milkshake, però. Fermo. Vai. Scappa, scappa, scappa. Da questi vecchietti che non lo so. Però quel nemico lì, il vecchietto sulla sedia a dondolo fluttuante con la sciabola, c'è in tutte le versioni dei giochi. C'è nella versione PC, qui e anche nella versione PlayStation 2. Da quel che mi ricordo io. Nella versione PlayStation 2, per quanto bruttina sia, c'è una varietà di nemici assurda. Vai, andiamo. Oh, merda. Quel lampadario non mi cadrà mica addosso, Saltiamo sopra, vai, ecco, così siamo sicuri di farlo fuori. Madonna, se provo a tempo le faccio col cuore in gola, ragazzi, col cuore in gola.
Dai, Paperino, non mi cadere sotto. Guarda, stai rischiando grosso in tutti gli episodi, Cioè, in tutti questi episodi dedicati al Maniere di Amelia, Paperino sta veramente rischiando grosso. E lui non è particolarmente simpatico alla Dea Bendata, quindi deve stare attento, veramente. Vai. Ok. Andiamo avanti. Ehi! Ecco, vai. Madonna. Siamo morti. Ecco, vedete, riprende da 2 minuti e 6, quindi abbiamo meno tempo per finire il livello. Perfetto, vai. Ecco, tu cominci a sventolare, ma io ti salto sopra. Perfetto, vai. Qui ho tutti i nemici un po' contro di me, C'è ora gli ostacoli contro di me, cazzo. Vai, 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 vai. Qui ora saltiamo, ecco. Perfetto, dai. Così. Oh, grande, ho evitato gli spunzoni. E ora mi faccio un bel iper paperino, vai. Così si recupera un po' il tempo perso con la morte, vai. Grande, così, andiamo. Oh, è già finito! Cazzo, con 1 minuto e 28 di scarto. Ci aveva andato davvero tanto tempo per finire il livello. Perché non ne dai così tanto anche per Ghostly Path? Mamma mia, che mi tocca nell'episodio successivo, cazzarola. Allora, direi che per questo episodio è tutto, ragazzi. Abbiamo fatto 2 prove a tempo e ne sono molto contento, vai. Di sicuro, ragazzi, nel prossimo episodio riusciremo a fare solo il corteo dei brividi di qua. Il sentiero spettrale non riusciremo, penso di no. Insieme al corteo dei brividi di qua non ce la faremo. Ma forse come livello a sé stante sì, per un episodio e basta, non lo so, vediamo. Ad ogni modo, abbiamo salvato, noi ci rivediamo alla prossima con quello che riusciamo a fare delle prove a tempo restanti. Ciao!